gioia che stasera siamo qui tra amici e presento questa mia nuova opera. Sono davvero orgogliosa perché la tengono a battesimo amici davvero speciali, vere eccellenze, a cominciare dalla professoressa Sandrina Schito, che mi onoro di avere come relatrice, amica, collega, nonché sindaco di noi copertinesi. Gli illustri oratori, il professor Fabio Scrivitore, già provveditore agli studi, oggi preside del liceo Giovanni Paolo II, il dottor Dino Licci, biologo, poeta, pittore, autore di numerose opere scientifiche, professor Mario Spedicato, che al momento non abbiamo e ci ha mandato qualcosa, docente di storia moderna presso Unisalento, presidente di Società di Storia Patria di Lecce, con cui mi onoro di collaborare, e stasera avrei voluto averlo qui, però ci sarà un suo rappresentante e ci parlerà di quello che ci avrebbe detto Mario. Il dottor Tonio Tondo, giornalista dall'agevole penna, come io lo definisco da sempre, della Gazzetta dell'Italia, anche il mio amico d'infanzia, che ringrazio con emozione delle belle parole dedicatemi nell'articolo di oggi sulla Gazzetta. Questo evento nasce dall'attenzione che la mia ultima raccolta poetica ha destato nel presidente del Lions Club Copertino Salento, dottor Sandrino Ratta. Ha apprezzato le mie liriche e insieme alla presidente del Leo Club, Marina Aprile, hanno voluto presentarla ai lettori. Ma è grazie alla squisita accoglienza del presidente di questa storica cantina Cupertinum, dottor Francesco Trono, che ci raggiunge più tardi e che adesso ci sarà rappresentato dal nostro dottore Giuseppe Pizzolante, che stasera è proprio grazie a loro che siamo ospiti in un nuovo simbolo della storia economico-sociale della nostra Copertino. E quindi proprio con il saluto del padrone di casa diamo inizio, e quindi invito il dottore Pizzolante, ringraziandolo ancora per la splendida ospitalità. Grazie, sono io a nome di tutti i soci e di tutti i ragazzi che lavorano in questa cantina a ringraziare voi per averci scelto, a ringraziare il Comune di Copertino, a ringraziare la Lions Club, perché questa è una struttura storica, è stata fondata nel 1935, a oggi abbiamo 350 soci, si fa una raccolta da 400 ettari di vigneti e tutti i prodotti che vengono imbottigliati in questa cantina girano per il mondo. Oggi siamo grosso modo a 1 milione di bottiglie l'anno. Questo significa, permettetemi, significa di mantenere bene il territorio. Una copertura come questa oggi fa sì che tanti piccoli agricoltori possono avere un reddito interessante. Questo significa che i vigneti poi rimangono nelle campagne, che non c'è abbandono, e quindi questo significa che il territorio diventa sempre, continua ad essere bello come è sempre stato il territorio di Copertino. Io ringrazio voi e faccio i complimenti alla signora Bondelli. Adesso invece ci vuole il saluto del presidente Lani. Buonasera, grazie di essere intervenuti, ma grazie soprattutto alla professoressa Cordella, all'amica professoressa Felicita Cordella, che ha aderito al suggerimento che sommessamente io mi sono permesso di fare. Ma un grazie ai relatori che questa sera ci onorano della loro presenza e che certamente daranno lustro a questo incontro. Un grazie di nuovo a tutti voi e vi auguro una buona serata.
Allora io taccio e parleranno per me i miei versi, le mie emozioni. Do la parola non a Sandrina, io pensavo a Sandrina, dice Sandrina, diamo la parola a Tonio. Che fate qui? Per forza? Io ascolto. Non bisticciate. Io ascolto te, ascolto lei. Buonasera a tutti. Io proprio questa conversazione voglio tenere con l'autrice e la poetessa di questo lavoro, che questa sera consentirà a tutti noi di conoscere e di poter assaporare attraverso i suoi versi un po' dell'anima e dell'animo nascosto che c'è in ciascuno di noi, perché il poeta è anche questo, dice quello che è nascosto, il nascondimento, non soltanto le parole e i versi. Adda Merini dice sempre, scriveva, non cercate di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita. Ed è vero, noi siamo abituati a leggere versi, chi lo fa per mestiere, perché legge versi degli altri, e incontriamo storie, vite, incontriamo percorsi, incontriamo gli universi delle persone. Il bel libro di poesia di Maria Felicita ci consente di scoprire un pezzo di storia del nostro Salento, della nostra terra, di riassaporare attraverso le parole, i versi che intimamente fanno parte dell'antropologia intima di Felicita, che sono sicuramente Catullo, Leopardi, Bodini. Io ho trovato anche Hikmet, un poeta che amo moltissimo, un poeta turco che della dimensione del viaggio traccia il suo percorso, e la poesia musica di Verlaine, che attraverso, ecco, io non conosco sicuramente gli amori di Felicita, ma ritrovo nei versi sicuramente anche la poesia musica di Verlaine, fa riassaporare, oltre che un percorso che è un percorso nella storia, dalla Grecia ai nostri giorni, tracce e vestigia che sono dentro di noi, che ciascuno di noi ha e che può ritrovare nelle parole. Apro un po' di finestre, perché raccontare la poesia non è semplice, la poesia deve essere letta, deve essere assaporata. E nei versi e nelle parole e nelle frasi sono racchiuse sicuramente le storie intime che di solito non si vogliono neanche disvelare, ma che rimangono chiuse per molto tempo. Altro elemento del percorso è sicuramente il tema della ricordanza. Sono versi Madeleine questi, alla Proust, che attraverso il ricordo lasciano fiorire pensieri nascosti che comunque fanno parte di quella non dimenticanza che ogni tanto si disvela, esce fuori e fa capolino nella vita. Noi conosciamo Maria Felicita, che è una donna bella, solare, elegante, siamo abituati a sapere che sia una poetessa, ma i versi sono altra cosa, i versi diventano ad un certo punto patrimonio di tutti, anche di chi li legge, per cui nelle sue parole scopriamo un altro mondo, il mondo nascosto. E allora io partirei dal suo testamento di poetica. E Maria Felicita, tutti i poeti sappiamo, scrivono pagine in cui documentano che cosa sia per loro la poetica, il loro mondo interiore, la loro vita, che cosa vogliono, cosa intendono per poesia. E per alcuni che cos'è la poesia, è fare la poesia onesta, dire le cose vere, oppure rappresentare l'engagement, che poi forse della poesia è l'ultimo momento, perché la poesia non ha tempo, non ha storia, diventa anche un tempo intimo. Per Maria Felicita il poeta è questo, mi permetto anche di leggerlo per condurvi un poco in questa trama che ho voluto leggere io ed è una mia personale lettura. Poeta inutile. Si chiude un altro giorno di sospiri senza fiato. Quali sogni? Dove si persero i miei altrove? Tra il qui e l'altrove
qui e ora, che è rappresentato dalle enormi fatiche, dalla fatica quotidiana, neanche un panorama, neanche un crepuscolo riesce ad alleviare, sebbene ci sia la bellezza, ed è questo. La chiusa delle ore incide ferite che tramonti incandescenti non rimarginano, ed è qui. La chiusa delle ore incide ferite che tramonti incandescenti non rimarginano. Va spegnendosi ogni voglia d'alba, scompaiono spiri di vento, forieri di luce. E il tuo coraggio di scrivere, poeta inutile, il tuo testardo cantare divenuto urlo insensato. Ecco, chi è il poeta? Per Maria Felicita è fare poesia inutile rispetto all'incapacità anche di vivere tramonti incandescenti che non rimarginano ferite. Può la poesia lenire un profondo dolore? La poesia può raccontare anche l'intimità difficile? Il paesaggio della poesia di Maria Felicita è il paesaggio salentino, c'è la torre che la vede, e sono i notturni i paesaggi che racconta, sono le atmosfere, sono le radici profonde che rappresentano il nostro radicamento alla terra e anche il nostro essere antropologicamente del sud e del Salento. E tuttavia questi luoghi, questi paesaggi, queste meraviglie non riescono a lenire un profondo dolore. E allora la poesia può essere medico, può essere farmaco, riesce ad aiutare in tutto questo? E il primo interrogativo che si pone: che cosa resta da fare ai poeti? E il tuo coraggio di scrivere, poeta inutile, il tuo testardo cantare divenuto urlo insensato, quindi il coraggio della scrittura che fa sì che a un certo punto si prenda la penna e si racconti e si risvegli un'intimità che fino a questo momento è taciuta, è nascosta e non viene fuori o non deve venire fuori. Ma la poesia ci prende per mano e dice anche questo: lasciati così, nel tuo ghetto, quindi la realtà come ghetto, come chiusura. E c'è anche quest'orto che ritorna, e qui sicuramente in un'altra lirica è l'orto, ma è anche Pascoli, e questa chiusura, questa incapacità, questo mondo del lutto e del dolore, che non è soltanto il lutto e il dolore di questa terra dolorante e dolorosa che è la nostra, in Salento, e anche questa dea madre Demetra che ci porta a vivere un angolo e anche un fazzoletto di terra. E allora lasciati così nel tuo ghetto, taccia ogni canto, fatto di lingue incomprensibili al mondo. E la poesia diventa incomprensibile, diventa una Babele, lo scrive in un'altra lirica, diventa una polilalia incomprensibile, perché le lingue e l'incomunicabilità delle persone diventano anche traccia della poesia stessa. La poesia è inconoscibile agli altri, ma può essere la poesia uno strumento per poter e farmaco anche per questo dolore. Nella poesia, la poesia consegna sicuramente il mondo interiore fatto di difficoltà, di sofferenze, che sono sia le sofferenze intime del poeta, ma sono anche le sofferenze di una terra che è vissuta profondamente per le sue bellezze. E il Salento di Maria Felicita è il Salento delle albe, il Salento dei tramonti, degli alberi, del mare, della torre, dei muretti. È impossibile non trovare un luogo che non sia facilmente riconoscibile. Noi abbiamo i luoghi e possiamo dire, ecco, è un luogo esplicito, è un luogo geografico facilmente riconoscibile. Qui però noi abbiamo le tracce, vestigia, tutto quello che vogliamo, ricorre nei suoi versi e sempre al suo testo di poetica. La poesia subito dopo, a Calliope. È impossibile che il testo di poetica non sia consegnato a Calliope, come fanno i grandi, è impossibile che tracce di letteratura non consegnino alle sue pagine anche questo. Accogli nel tuo materno seno segreti inconfessati, c'è sempre questo scrigno che rimane chiuso, rimane soltanto qualcosa, viene fuori qualcosa, soltanto qualche frammento, quello che si può leggere. Cantando melodie ancestrali, balla coi mortali in
insegna, cioè i nuovi passi di danza, e alla poesia ancora una volta è consegnato questa possibilità di diventare via, di diventare strumento, di diventare farmaco. E la danza è l'altro elemento di queste poesie. Voglio indossare un abito rosso, scrive Maria Felicita, per poter camminare, e anche il rosso passione è l'elemento, perché in questa leggerezza che non è dionisiaca, è apollinea della poesia. Ecco, Dioniso che cos'è? È l'attraversamento anche, è il dio dell'ebbrezza, che della possibilità di muoversi, e può attraversare tutto. Ma l'apollinio della poesia di Maria Felicita è consegna per momenti e frammenti, apre finestre su un abito rosso, e questo rosso passione lo troviamo nei colori della nostra terra, in quello che rimane celato, in quello che c'è di più intimo, in quella passione profonda che comunque i versi nascondono. Sono versi leggeri, sono versi intimi, sono versi che fanno fanno poesia, i versi stessi. Sembra una frase difficile da spiegare, ma se il canto migliore non è ancora cantato, navigheremo mari non ancora solcati. Qui c'è Hikmet. Berremo a nuove fresche cascate, l'arco non ancora teso, la freccia non sconcata. Se ancora è da afferrare il meglio, vola mio canto, vola, se ti è dato, conquistati spazi, cieli, mari, spartiti, note, sillabe, parole. E quindi la poesia musica, le parole, i versi, e insieme la musica e le note sono consegnate sicuramente a Verlaine, sicuramente al nostro mare, sicuramente al divenire. Ecco, è una poesia che ci consegna un pensiero quasi diviso tra il rimanere, tra il senso del dovere, le radici che impediscono di andare, il desiderio invece di andare, di poter trovare un angolo in cui non essere raggiunti, quello che poi tutti quanti abbiamo, questa nicchia che è tutta nostra. La poesia è un atto di coraggio, la scrittura è un atto di coraggio che ti mette a nudo, ed è impossibile che una parte di te non venga fuori. Dell'anima ho fatto la mia dimora, e il titolo parla dell'anima come luogo, come casa, come luogo dell'accoglienza, e come ospitalità. Il senso dell'ospitalità è consegnato all'anima e in tutte le liriche questo tema rientra, in tutte le parole che io ho potuto ritrovare, in tutti i versi, l'anima, questo anche senso di essere parte della natura, questo animismo che fa un po' parte del nostro essere uomini del sud, ricorre. E per essere una penna raffinata, elegante, il senso e il tema del Salento c'è tutto. E riporta Bodini: vorrei essere fieno sul finire del giorno, portato alla deriva tra campi di tabacco e olivi. E questo essere salentini, in questo essere ancora donne del sud, e poi c'è una parte dedicata alle donne, profonda, intima e anche dolorosa, in cui, perché no, la Mater Dolorosa che ci appartiene, che appartiene non soltanto alla tradizione letteraria ma alla nostra in particolare, ritorna in un'immagine cara, che però non voglio disvelare, perché dovete leggerle le poesie. Allora, che cosa fa la poesia? Calvino dice: fa entrare il mare in un bicchiere, riesce ad addensare immagini, colori, suoni, musica, anche i profumi. È una poesia dei sensi questa, tutti i sensi sono coinvolti, la vista, l'udito, il tatto, e poi è una poesia dei ricordi. Ricordare, riportare al cuore, cor cordis, riportare al cuore un sentimento, un ricordo, un frammento, un colore,
tra tutti sicuramente il verde, ma anche il rosso. Questo rosso spicca, è la poesia che dà proprio il senso di un attraversamento, fa pensare un poco a Verga. Sì, sì, perché c'è il sud. E seppure le letture possano essere forti, perché sicuramente una penna che conosce per aver studiato, per aver amato la poesia, per essere la stessa poeta, è una penna che riesce a costruire un'anima, e questa è l'anima di Maria Felicita, che è contenuta nei versi, nelle parole, in questo desiderio di evasione e nelle possibilità di farlo, il desiderio di andare e di dover restare, e in quella utopia, che è proprio il desiderio vero. Su un treno d'utopia ho preso posto mentre s'addormentava il mondo, apprendista estasiata, meteora pure io di incredibile firmamento, bellezza da stordire, dove l'aquila osa, il vento spira su violini di nuvole suonando vibranti sinfonie, modella il deserto, pennella il mondo a colpi d'arcobaleno. E qui ci sono tutti i colori, c'è lo stordimento, l'ebbrezza, l'ubriacatura, l'impazzimento, sì, il delirio, perché la poesia è anche questo, è dionisiaca per alcuni versi, sebbene apollinea, e quindi può dare stordimento, da questo senso di vertigine forte che difficilmente riesce a contenere questo desiderio di stare. Maria Felicita però ha trovato un modo per stare e per andare. E questo modo per stare e pure andare lo consegna alle parole, alla poesia. Ciascuno di noi ne ha uno e cerca a suo modo un mondo per poter andare dovendo restare. Il treno ha fischiato. E questo è un mondo di parole, di liriche, che nella dedica c'è tutto. Alla vita mio stupore, la capacità di stupire, alla bellezza mio incanto, alla poesia mia compagna. E che cos'è la verità se non la bellezza? In questa poesia ci sono tutti gli elementi, nella sua poesia c'è la leggerezza, la bellezza, l'eleganza dei versi, insieme ad una forte passione che soltanto Calliope ha potuto donare alle parole. Io ho ritrovato moltissimo, mi hai letto bene. Beh, che dire, Sandrina, hai toccato tanti punti di questa dimora, di questa anima. Hai detto, la prima cosa che hai detto è stata proprio quella essenziale: le emozioni restano a lungo chiuse nell'animo, e così è per tutti, per me lo è stato per tanto tempo, non perché io non abbia sempre avuto questa passione di appuntare qualche verso, ma mai avrei pensato poi di renderle pubbliche. Poi queste emozioni, che sono di vario tipo, perché ci sono quelle, va bene, che nascono dallo stupore, e allora sono l'entusiasmo, la gioia, il sogno, il desiderio, ma molto spesso, come tu hai detto, l'esperienza umana è quella del dolore, e allora tante volte sono di delusione, di rabbia, di dolore, di desolazione addirittura, di nulla, l'esperienza del nulla. E allora stranamente in quel momento dell'urlo, tu hai messo in evidenza l'urlo, e in quel momento viene fuori un urlo che dice basta, ho bisogno di emergere da questa oscurità totale in cui queste emozioni tu hai cercato di tenerle sotto chiave. Ma perché? Perché c'è una voglia di inseguire il pulsare della vita, in una parola di cercare la bellezza, che poi è, come hai detto tu, è la verità, è la ricerca di senso della nostra vita, se vogliamo anche la ricerca della felicità, e passa attraverso questo incontro con la bellezza. E con la bellezza che cosa cerchiamo? L'assoluto, cerchiamo l'infinito.
E hai bisogno, senti che la tua anima ha bisogno di qualcosa che in qualche modo ti riscatti, che sciolga quel grumo di angoscia che in queste emozioni sottochiave tu hai accumulato. E allora vorresti trovare qualcosa che sia un farmaco, come lo hai definito tu. Io dico che sia un viaggio di catarsi e sia un viaggio alla ricerca di questa qualcosa che ti in qualche modo ti consoli, e consoli questa tua fame, questa tua sete che certamente non riuscirai mai a sedare, e questo tuo delirio, abbiamo parlato anche di questo, e allora trovi questa che può diventare un'estasi, la ricerca di questa bellezza. Ecco, a me è successo questo, che quest'anima a un certo punto, quell'anima che poi ha trovato casa ed è il titolo del libro, ha cominciato a girare, a peregrinare, alla ricerca di tutte queste cose, di questo assoluto che non possiamo definire diversamente, anzi, molto spesso io l'ho definito il mistero, perché c'è un punto, una soglia davanti alla quale anche il poeta si ferma, e allora davanti al mistero devi soltanto abbandonarti al silenzio. Una mia raccolta precedente a questa ha il nome Silenzio mio canto, che è un ossimoro e che esprime tutto ciò che c'è dentro di me e credo nella maggior parte di noi, perché dal silenzio poi può sgorgare il canto, quando si arriva a questo punto di voler tirare fuori. Allora c'è questo valore catartico della poesia. Io mi sono appoggiata a vari compagni. Il primo è stato l'oblio, quasi sempre. Come tu hai detto, c'è un momento in cui vorresti non ricordare. Vorresti mettere... lasciare silenti tante tue emozioni, ma perché è uno spirito di sopravvivenza, non puoi ricordare tutto, soprattutto perché il poeta, come hai ben accennato, perde le categorie di spazio e tempo, per fortuna, e quindi in quel modo l'oblio ti aiuta a difenderti da ricordi, da memorie di luoghi e di tempi, di momenti che ti potrebbero fare talmente male che il tuo cuore si può spezzare. Allora trovi questo accompagnamento nell'oblio. Invece in altri momenti ci sono le ricordanze. Le ricordanze sono quel tipo speciale di ricordi, perché proprio perché hanno questo valore catartico e ti sospingono verso un vecchio tuo mondo, un tuo mondo antico, dove tu risenti i profumi, i colori, i sapori che ti hanno vista in momenti che a volte sono stati lieti, felici, ma anche quando non lo fossero stati, li ritrovi riappacificati dal tempo. Io faccio molte riappacificazioni con i luoghi e con i momenti della mia vita, per cui adesso riesco a riviverli con un altro senso di pace. E poi c'è la consolazione della parola, e a questo proposito vorrei dire quanta musica, come hai notato, e la musica è la danza, ma la parola è suono, la parola è un accompagnare l'emozione con una sfumatura che possa in qualche modo dare il senso di tutti quei trasalimenti impalpabili che tu vivi e che sono molto spesso inesprimibili. Antoine de Saint-Exupéry dice l'essenziale è invisibile agli occhi. Io direi che è anche inesprimibile oltre che invisibile, perché è proprio ineffabile, per cui ti muovi, ti blocchi davanti all'ineffabile, ma magari più in avanti possiamo parlare della musicalità della parola. Passiamo alla parola. Siete state sedute, quindi sono autorizzato a stare seduto pure io. Grazie. Io intanto chiedo scusa per il ritardo che mi è
stato determinato da una forma di subsequente matrimonio. E quindi, detto questo, voglio dire che io concepisco la poesia esclusivamente come un atto di liberazione, cioè un atto di libertà in sostanza. Libertà da che cosa? Perché voi? Libertà dal peso della razionalità, cioè l'uomo che è nato come la natura lo ha fatto nascere, come poi la stessa natura e le forze dell'uomo l'hanno fatto evolvere, mi alzo perché voglio guardare le persone, se non le guardo, quindi perché dato la mia non eccezza altezza devo alzarmi io per poter parlare. Quindi dicevo, l'uomo nel corso della sua storia è riuscito a mettere tanti confini al suo pensiero con la pretesa di razionalizzarlo, che a un certo punto si è sentito incarcerato, proprio in un momento di costrizione fisica, non soltanto quando è costretto a percorrere le strade delle città di oggi, dove i divieti di sosta, i sensi unici non ci fanno andare mai dove vogliamo noi direttamente, ma proprio in tutti gli atti della nostra vita, qualunque cosa facciamo è disciplinata regola, perché la convivenza, la pluralità delle convivenze genera la necessità delle regole. Ma c'è un momento in cui l'uomo deve liberarsi da queste regole e deve superare questi sono i limiti della contingenza umana, vero? Perché se l'uomo deve scrivere un'istanza, per esempio, al prefetto oppure all'intendente di finanza di un tempo o al provveditore di studio di un tempo, deve scriverla correttamente, perché se ci mette un uomo e ci mette l'apostrofo viene subito considerato un deficiente, non perché adesso magari si possa anche senza saper incolonnare le cifre, le unità con le unità, le decine con le decine, e questo sarebbe anche tollerabile, ma mettere un accento con il pronome indeterminativo un è una cosa gravissima, no? Invece il poeta lo può fare, no? Per cui vedete, per esempio Alessandro Manzoni quando scrive cambia le desinenze, cambia tutto, non soltanto Alessandro Manzoni, cambiano tutti i poeti, hanno questa libertà, se devono fare la rima e non trovano la parola, cambiano la parola. E questa esigenza di libertà quindi ha creato questo genere di espressione di umanità che riflette, che è la poesia, che in un tempo non era così, perché prima si parlava solo in poesia. Se voi ricordate, le prime composizioni che noi abbiamo conosciuto in cui si è trasmesso il pensiero, un pensiero organizzato, sono stati i grandi poemi omerici e anche le grandi poesie che sono scritte in quel testo che non è molto apprezzato da tutti, come la Bibbia, dove ci sono pure le parti poetiche, vero? Ma allora si usava nel discorso formale, c'era la poesia perché era una composizione anche elegante, era una composizione bella, tanto è vero che Omero è riuscito a fare delle composizioni che sono rimaste dei monumenti della storia, erano tanto belle che per farle diventare sempre più belle i poeti sapevano che non potevano rivolgersi solo alla loro genialità, ma dovevano chiedere ispirazione a qualcun altro, e si ispirano sempre a una calliope del tempo, come ha fatto anche la nostra poetessa di oggi. Ora, si ispiravano, così come ha fatto Romero, che esordisce secondo l'interpretazione di Vincenzo Monti, canta mio diva, no? Non è che lui che cantava, un po' come si è fatta la Bibbia, che poi la Bibbia è stata ispirata, quindi ispirata la Bibbia, ispirata anche da Giliade, l'Odissea, anche lo stesso Virgilio quando scrive l'Eneide, perfino Dante, che era un cattolicissimo, perfino Dante si è rivolto alle muse, non soltanto è quando nell'introduzione, il primo canto del Purgatorio, dice qui Calliopea quanto su Dante è costretto a mettere l'accento per l'esigenza di rima, non dice Calliope, dice Calliope, non a quanto su eseguitando il mio canto con quel suono di cui le picche mi si sentirono, colpa d'arte di sperare perdono. Quindi allora nella poesia di Dante c'è anche quella musicalità che manco l'orchestra filarmonica di Vienna oggi riesce a raggiungere, no? Ora, questo modo di fare poesia si è piano piano, dal momento di ispirazione, è diventato luogo di eccesso dell'espressione di sentimenti particolari. Cioè, si è mantenuto in un ambito di elegante rappresentazione, soprattutto connessa alla musicalità, come dicevo, tant'è vero che è nata la poesia. È nata la poesia, c'è in versi, la poesia in strofe, la poesia che aveva un suo regime, ma un regime che comunque ha costretto la poetica di un tempo a rimanere sempre così conclusa in regole piuttosto ferree. Ma se leggiamo la poesia, come si dice, le poesie attuali, le poesie di questo tempo che noi stiamo vivendo, le vediamo ancora più liberi perché hanno superato l'idea del verso, perché hanno superato l'idea del verso
quantitativamente determinato, e hanno superato l'idea della strofa, sebbene la nostra poetessa Felicita, mi permette di chiamarla sempre col nome, no? E conserva ancora la strofa, no? Conserva ancora la scansione strofe. Lei usa generalmente fa strofe con quattro versi, la maggior parte preferisce anche cinque, qualche volta scantone fa pure sei versi, però si è liberata dall'angoscia del verso quantitativo e usa dei versi. Io ho cercato, leggendo il suo libro, leggendo le sue poesie, di scoprire un po' il suo modello letterario, il suo modello espressivo, no? Perché li sa interpretare. Ma ho dovuto fermarmi contro alcune considerazioni che ho fatto esplicitamente. E mi sono chiesto in che modo si esprime la libertà di espressione di Felicita. La libertà di espressione la si vede perché lei compone un verso e a un certo punto si fa dire e si fa chiedere a che cosa corrisponde la quantità del verso, no? Non so se l'autrice l'ha fatto questa analisi, cioè il verso suo, perché prima, come ho detto in anticipo, prima i versi facevano questo essenario, settenario, ottenario, novenario, e se aveva questa modalità espressiva che veniva rispettata. Ma adesso si è superato questo, ma qual altro criterio si è ottenuta Felicita quando ha espresso il verso? Perché due sono i criteri a cui ci si può riferire. Uno è il criterio del senso, che si stabilisce un verso, no? Quando questo verso ha un'espressione compiuta, non dico una frase, ma un significato preciso, per cui dopo si va a capo. E la stessa cosa, ho visto la sua forma, per esempio, di punteggiatura, no? L'interpunzione, che tipo di interpunzione ha usato? Lo sa Dino, che ha parlato della musicalità. Sì, ma io non mi riferisco tanto alla musicalità, mi riferisco per esempio alle sue forme di libertà creativa. Cioè lei ha superato il concetto tradizionale della punteggiatura, perché usa la punteggiatura anche laddove noi difficilmente l'abbiamo usato, perché nella prosa non si usa, per esempio distinguendo una frase con un aggettivo dal sostantivo mettendo il punto in mezzo, quando vuoi dare un particolare significato a quella parola, non per termine. Un lavoro di creazione che ci fa dire, ci fa fare una conclusione, a me ha fatto fare questa conclusione. In sostanza, l'autore che oggi sente la necessità di fare poesie, perché il poeta è quello che non scrive su commissione, ma scrive perché sente di dover scrivere, no? Così diceva Ungaretti, così diceva Portinelli. Bisogna scrivere, e per scrivere bisogna pure che ci si attenga un metro. La poesia di oggi intanto è tale in quanto supera, come ho detto, i concetti tradizionali della composizione poetica. E quali sono oggi questi concetti? Superato il concetto del tempo classico, oggi si cerca di esprimere pensieri che siano pensieri che non abbiano necessità di lunghe riflessioni. Sono pensieri che sono come dei raggi, sono come dei colpi di fulmine che sono affidati all'intuizione del lettore. Cioè la poesia è una creazione da parte dell'autore, il quale la esprime sulla base della sua capacità di interpretare un fenomeno della realtà, della realtà oggettiva, della realtà psichica sua. La esprime affidandosi a che cosa? Che cosa spera il poeta quando mette sulla pagina una composizione? Che cosa spera? Di essere letto, di essere apprezzato o altro? Ma non lo si esprime, siccome lui non lo esprime in forme immediatamente intuibili, si affida alla capacità intuitiva del soggetto, che essendo libero di interpretarla allo stesso modo in cui è libera l'autrice nel comporla, si affida a questa capacità dell'interprete di dare il significato che crede. Cioè la poesia diventa un messaggio affidato alla libera interpretazione del soggetto. Cioè, mentre all'inizio, come ho detto, nella poesia tradizionale si esprimevano dei concetti definiti, adesso il concetto è chiaro, non c'è più, perché l'entità del concetto deve essere analizzata e quindi percepita soggettivamente da cui a fare la poesia è affidata. Cioè, intendo dire con questo che se voi leggete qualunque tipo di composizione moderna, quindi anche le poesie della signora Felicita, vedrete che vi sarà un aspetto di complessità nel leggerla secondo i canoni tradizionali, ed è un aspetto di complessità che
necessariamente voluta, perché è affidata alla libertà dell'interpretazione del soggetto. Se no non si spiegherebbe questo contesto, analizzando le parole così come sono messe conseguenzialmente, riesce un fluido interpretativo che il soggetto può, diciamo, elaborare come meglio crede. Ci sono aspetti della poesia, faccio solo un esempio, che io ho indicato, e la poesia, il punto. Ora, il punto barocco. Dall'alto del capitello, tra severe icone di santi e canne d'organo, m'osservi e forse mi beffi, punto barocco dal buffo sorriso. Tentativo di musicalità, punto barocco dal buffo sorriso, no? Che è un'espressione di musicalità molto chiara. Mi leggi dentro l'anima, girovaga, viandante in cerca di navaggio, girovaga, viandante, uno si direbbe perché ha messo la virgola, girovaga, viandante, a chi si riferisce il viandante, all'anima oppure al punto? Si riferisce all'anima, in cerca di navate di pace, ove sforbiciare memorie, lacerare rimpianti, punto, assurdi. Ecco, mi riferivo all'accostamento, alla separazione tra il soggetto, tra l'aggettivo e il sostantivo con un punto, no? Se questo fosse stato scritto in un tema, la professoressa Felicita l'avrebbe sottolineato come errore, no? Come errore. Il biancore d'altare infranto da vetrate filtranti a coppadelli mi raggiunge la pelle, spalmandomi di denitivi, balsami, misti di lamenti e incenso. Chi legge queste parole non può dire ho capito subito. Effettivamente non può, perché l'immagine non è immediata, l'immagine va riflettuta e va elaborata secondo i concetti di colui che le ha letti, no? Perché lo scopo d'altra parte della poetessa è quello di trasmettere ad altri una sensazione, che è una sensazione troppo personale, troppo particolare, troppo intuitiva, non estremamente ragionale. La razionalità dell'intuizione la fa il lettore così interpretando a secondo le sue capacità di interpretazione. Cioè la poesia è diventata un mezzo di espressione di momenti di intensità di godimento e come dire, di percezioni, di messaggi nascosti. No? La poesia di oggi proprio si riferisce dalla letteratura narrativa solo per questo. E intendo dire con questo che la poesia non può essere gustata se non nel silenzio, così come nel silenzio la poesia viene scritta. Complimenti. Grazie. Fabio ha colto anche lui tanto di me. Sì, è vero, in quella punteggiatura ci sono le pause dell'anima, perché dopo i rimpianti io mi ero fermata, dopo i ricordi lì mi ero fermata, poi è venuto fuori quell'assurdi, quasi a cercare di ritrovare il senso della realtà. Licet nunc, che diceva prima Sandrina. Quindi bisogna lasciare le pause, secondo me poi il poeta è quello che sente e quindi in qualche modo decide, e lasciare le pause dell'anima che in qualche modo si possano tradurre, ma non è detto che si traducano, perché a questo proposito ho da dire molto sulle mistificazioni a cui ci costringe la parola. Affidarsi alla parola è un rischio tremendo. E il poeta lo sa perché tutte le contraddizioni che ha dentro, tutto il caos, tutto il fuoco che c'è nell'animo del poeta, poi non trova una grammatica corrispondente per essere espresso. Ma questo non soltanto nei momenti del dolore di cui parlavamo prima, anche in quelli dello stupore, e sono lingue incomprensibili al mondo.
perché di fronte a quello che è descritto per esempio in Tramonto, dove parlo in qualche modo di brandelli d'arancia, di sprazzi di fuoco, è perché veramente la parola non mi dà qualcosa che mi corrisponda. Ma a proposito della musicalità, è molto bello il discorso che anche il verso libero, come il mio, come ormai molti dei poeti moderni, sono versi liberi. E com'è che si crea la musicalità? Ecco, io di questo sono grata a Dino Licci, che l'altra volta che abbiamo fatto una bella conversazione mi ha spiegato com'è che nella mia poesia c'è una certa musicalità. È stato bellissimo quello che mi ha detto. Comunque adesso passo la parola a Dino, poi saprà lui portarci sulle onde della meraviglia, perché lui io lo definisco, oltre che il pittore, il poeta della meraviglia. Prego Dino. Grazie. Io credo che sia inutile ripetere questa cosa. Parliamo d'altro stasera. Io ho conosciuto Felice da Guardella qualche anno fa a Poggiardo, perché facciamo parte del comitato delle tecniche scientifiche della piccola cittadella universitaria di Poggiardo. C'è anche un altro nostro collega qui, Aldo Corino, che fa parte della stessa consesso. Ma per quanto l'abbia frequentato in tutti questi anni, ci siamo scambiati anche serate a casa. Non avevo ancora capito la sua naturale essenza prima di mettere questo suo meraviglioso testo, che già nel titolo dice tu, ho fatto dell'anima la mia dimora. Che significa ho fatto dell'anima la dimora? Io credo proprio che qui ci sia la poetica di Felice da Guardella, nel fatto che le sue liriche riescono ad imbrigliare nei versi e tutti i guai dell'umanità. Perché quando Felice parla non parla soltanto di se stessa, ritengo, e parla di quello che succede in questo mondo, questa nostra piccola terra inquinata, rovinata dall'ambiente, dal terrorismo, da queste armi biologiche, chimiche sempre più terribili, e con questa spada di Damocle che ci pende sulla testa, che è il nucleare, che può esplodere un momento all'altro. Vabbè, comunque, che fa lei? Riesce a imbrigliare tutti questi umani facendoci volare in cielo negli spazi siderali, come fa spesso come le sue dita, in questo cielo troppo umido dagli astri, dalle nebbie, dalle galassie, dalle comete, tutto quello. Ma poi vedete la bellezza del poeta, poi si accosta ancora di più a quella grande luna, alla più piccola di queste meraviglie del cielo. Però forse perché la luna è sempre stata amata dai poeti. E poi fa un salto pintato, un salto enorme. Dai cieli ci trasporta sulla terra, ma non sulla terra d'oggi, quella che abbiamo appena visto così inquinata. Nella terra della Magna Grecia, dell'antica Grecia, dove ancora c'era un mondo incontaminato. E ci parla a passare da questo iperuranio platonico quasi, dove la poesia regnava sovrana, dove era possibile incontrare Calliope, la musa della dolce parola, e ci porta nei boschi incantati della terra dell'antica Grecia, e dove possiamo incontrare Saffo, la poetessa, ha scritto una poesia su Saffo, la poetessa che a Lesbo si contornava da tante fanciulle e ha dedicato la poesia tutta quanta la sua vita, e ascoltando le sue liriche sembra quasi di udire il flauto di Panna che rincorre le ninfe in quei boschi incontaminati e percorse quei ruscelli di acqua di roccia proprio limpida e pura. Ma sembra quasi che la sua poetica fosse stata intuita dagli antichi miti degli antichi greci. Vediamo perché. Forse questa nostra civiltà, questa corsa sempre verso la tecnologia, sempre più avanzata, verso la conoscenza, che nel positivismo è per il suo momento più forte, e la sentita forse dei greci, perché con i miti loro punivano questa tracotanza, o eubris, diciamo, dell'uomo. Prendiamo il mito di Prometeo, per esempio, che rubò il fuoco agli dei. Prometeo
ruba il fuoco di te, ma viene punito terribilmente, incatenato a una roccia, c'è un'aquila che ti rivolge il fegato ogni giorno, ma la notte il fegato ricresce, per cui il tradimento diventa infinito. Oppure il mito di Ateone, l'incauto cacciatore che osa spingersi in un bosco, nel bosco della conoscenza, ed osa guardare, sia pure per speculum, l'immagine nuda di Diana, che sta sempre rappresentata la sapienza, viene ancora punito e trasformato nel cervo che lui cacciava, e viene dilaniato dai suoi stessi cani, che erano la volontà del sapere. Tra parentesi, Nietzsche questo episodio lo intende in altro modo, esalta Teone, perché potrebbe significare che è il filosofo che, incurante dei pericoli, si inoltra verso la conoscenza a rischio della propria vita. Oppure un altro mito, quello di Sisifo, che fa Sisifo per essere in un modo della roccia che deve portare in alto una collina, poi cade di nuovo e invece così per sempre. Sisifo ha imbrigliato la morte, è riuscito ad incatenare tanto, e è così che l'uomo non moriva più. Finché gli diresti della corsa, gli disse: no, questo non sta bene, e lo punirono in quel modo. Ma a questo proposito, vuol dire che il poeta forse è quello che davvero raggiunge l'immortalità, non quella del terreno, ma quella che è del personaggio che supera anche chi l'ha creato. E Fabio ha nominato prima Omero, ma Omero è morto, ma certamente non è morto Ulisse, non è morto Achille, è così come non è morto Don Chisciotte, ne preservando è morto. Quindi il poeta riesce a imbrigliare la morte in questo senso, perché io a volte definisco l'uomo cemenzaio immortale di natura e di idee, poi il mio collega più volte me lo conferma, immortale cemenzaio di materia, sì, attraverso il propagarsi dei suoi geni nella sua geni. E però pensate un attimo, dopo 4-5 generazioni i nostri geni si mescolano tanto con quelli dei nostri partner, che perdono la loro identità. E bene ha fatto Dickens a scrivere il gene egoista, perché l'unico a pearsi di questa mortalità è il gene. E invece il poeta che fa, felice che fa, scrivendo questi versi, rende immortali alcuni concetti che imbrigliano la morte. E da notare pure che questi miti antichi vengono ripresi anche nella modernità. Se pensate che durante la rivoluzione francese, nel 300 più o meno, Rousseau scrisse quel discorso sulle origini dell'ineguaglianza tra gli uomini, ascrivendo proprio alla tecnologia, proprio al progresso, tutti i mali dell'umanità. E tant'è vero che Voltaire, si racconta almeno, che leggendo il suo saggio, pare che dicesse: a leggere voi, signor mio, che voglio di camminare a quattro zampe. Ma forse se Voltaire fosse vissuto in questo periodo, con tutto quello che ci sta succedendo, dove la Terra purtroppo sta perdendo la sua identità, sta perdendo le sue meraviglie, i suoi colori, forse Voltaire sarebbe stato meno sarcastico, come era suo costume verso il problema filosofico. E ancora devo dire qualche cosa in proposito, perché questa protervia dell'uomo nel momento in cui acquisisce questo nome di conoscenza arrivò al culmine massimo alla fine dell'Ottocento, quando addirittura il marchese della classe, levantandosi con Napoleone di un suo saggio, quando Napoleone gli chiese come mai non avesse fatto riferimento a Dio, gli rispose: io non ho avuto bisogno di fare queste cose. Quindi questa protervia, questo positivismo così forte, che però venne immediatamente punito dalla stessa natura, perché ai primordi del Novecento che successe? Scoppiò la prima guerra mondiale, resa molto più cruenta proprio grazie alle armi sempre più sofisticate, molto più cruenta proprio per queste scoperte che erano state fatte, e che non voglio elencarvi veramente male. E per dire di Marinetti, che esaltava il suo futurismo, la velocità, la corsa. E invece che è successo? Che oltre che scoprire la prima guerra mondiale, due discipline si affacciarono alla ribalta: la meccanica quantistica e la relatività di Einstein, che distrusse completamente tutta la nostra conoscenza anteriore delle quali ci vantavamo, Newton, Galileo, e sparirono di fronte a queste nuove conoscenze.
E tutto ciò che sembrava causale, che causa effetto, come disse Aristotele, per arrivare al primo motore, a Dio, perché se ogni cosa, ogni effetto ha una sua causa, ci deve essere pure una causa prima, no? E invece qui diventa tutto casuale, invece. Diventa casuale, come ci racconta la meccanica quantistica, tutto probabilistico. Basti pensare al principio di indeterminazione di Heisenberg, o alla funzione dell'uomo di Schrödinger. E ora è tutto probabilistico, non c'è niente di certo, il uomo rimane così sperduto, tanto è vero che gli esistenzialisti, che vengono fuori dopo i capo, che da sui chiesi, da faccia il pessimismo più tenero. E chi è che ci salva dal pessimismo? Heidegger addirittura trasforma l'essere statico, intoccabile, di Parmenide, nell'essere individuale, un progetto gettato nel mare della non conoscenza, dove l'uomo annaspa le ricerche di se stesso e di conoscenze che si rende conto che sono molto più grandi al di sopra delle sue possibilità. E così questo progresso che ha privato l'uomo della meraviglia, del mistero, dell'aiuto di Dio, che Nietzsche ci fa anche rendere del tutto a un certo punto la figura di Dio, ecco che per sopperire a questi guai arriva il poeta, arriva un poeta, una poetessa, per esempio come Felicita Cortella, che ci fa quasi sognare con i suoi versi, con questo suo rifugiarsi nell'anima, ci fa segnare la sua immortalità. Ed io, come agnomica di quanto si sta dicendo, ho visto questa poesia che cercherò di leggersi energie danzanti. Non v'è sospiri che vendendo spazio incommensurabile, spaccando tempi perduti, sappi farsi parole. I pirurani in cerca di realtà. Scusate, ma non faccio errori che non non v'è sospiro che vendendo spazio incommensurabile, spaccando tempi perduti, sappia farsi parola. I perurani, in cerca di realtà, alita su azioni monche d'origine, orfane d'albe, nostalgiche di trascendenza, polvere, non v'è altro. Vibrazione di fuggevoli raggi, onda, permeata di universo, vortice di insondabili energie, persino tu, energia danzante, respiro, spirito sottile, come specchio di primordiale immagine, il vivere, oh la vita, stupendo agglomerato e narrazione da tali ci si rende, in convulsa ricerca di incontri. Grazie. Grazie Dino. Come sempre ci hai trasportati in questo mondo delle meraviglie, facendoci anche attraversare tutti i problemi dell'umanità e facendo un excursus storico molto interessante. Io devo dire che a proposito della meccanica quantistica, di cui tu sei veramente un esperto e ci insegni sempre tante cose, e non solo nella cittadella di Poggiardo, ma ogni volta che abbiamo il piacere di fare una conversazione con te. Ecco, io volevo dire questo, c'è veramente qualcosa che mi accomuna a Dino nella mia ricerca, a cui ancora non ho fatto cenno, ed è l'armonia dell'universo. Ci sono varie liriche in cui io tocco questa, credo che Energie danzanti tu abbia scelto proprio quella. E praticamente ammette che noi siamo energia, e adesso tutta la scienza ce lo va dimostrando continuamente, ma non solo, ci insegni molto spesso che siamo musica, e questa è una cosa che mi fa andare in estasi, io dico sempre invisibilio, ormai è vero, nell'universo c'è musica, lo hanno dimostrato tutti gli scienziati, ce lo hanno detto. E quindi in tutto ciò che diciamo, facciamo, in tutti questi movimenti degli astri, in noi piccoli atomi,
dobbiamo scoprire, perché non è facile per noi pragmatici come siamo, scoprire che c'è questa musica. C'è una musica di fondo dappertutto. Stavo dicendo prima che quando la mia anima comincia a peregrinare alla ricerca di questa bellezza, di questo assoluto, di queste meraviglie, mirabilia dei, no? Quelle che vado inseguendo, ecco, c'è un bisogno di incastonarsi in un'armonia universale. La sento fortemente questa esigenza. E l'ho sempre detto, anche nelle nostre conversazioni tra amici, che ho bisogno che la mia anima trovi posto in un'armonia che non è solo di relazione con gli uomini, ma di relazione con tutto ciò che sia mai esistito, con tutte le creature di ogni tempo e di ogni luogo. Addirittura questo forse è, come dicevi tu, il poeta riesce in qualche modo a toccare in qualche momento, no? Queste schegge di immortalità, chiamiamole così, e l'immortalità della poesia di cui parlavi tu. Ecco, in quel momento è come un dialogo che si stabilisce tra l'anima del poeta e tutti gli esseri, tutte le creature di qualsiasi luogo e di qualsiasi tempo. E ti dirò che quando riesco a sentirmi come piccolo atomo di un grande tutto, meraviglioso secondo me, perché mi lascia in uno stupore indescrivibile, ecco, io riesco anche a deporre il fardello, l'animo del poeta riesce in qualche modo ad acquetarsi, a trovare pace. Lo abbiamo detto, è una pace che poi ricomincia dall'inquietudine, però avviene questo, una specie di pacificazione. E a proposito degli astri, hai detto bene quando mi dite che sono la poetessa della luna. Io amo dialogare soprattutto con la luna, perché la considero una compagna, perché mi identifico addirittura con lei, e molto spesso mi sembra come una messaggera, e con questo torniamo in quel retroterra culturale del mito, ecco, una messaggera di qualcosa che sta al di là. Tu hai detto che giustamente gli uomini, la scienza ha spiegato tanti misteri, ma molti ancora sono da scoprire. Io so che quando mi abbandono a questo stato d'animo riesco a raggiungere uno stato di meditazione che mi fa abbandonare le zavorre mentali. E poi, a proposito dell'affidarmi alla parola, volevo dire quanto sia faticoso, ecco, in questo senso sì, c'è la fatica del poeta, riuscire a trovare quella parola che, come abbiamo detto, non sempre è fedele e qualche volta tradisce, ma questo lo diciamo dopo. Diamo la parola a Tonia. Io un po' mi sposto dall'altra parte, no? E mi chiedo: perché amiamo i poeti? La domanda che pongo a me, ma anche a voi, perché li amiamo? Perché il popolo ama i poeti? La risposta è perché nelle fasi storiche di dissoluzione rappresentano la voce della verità profonda. I poeti hanno il salvacondotto. Mi ha colpito un elemento nella legge che il Senato polacco ha approvato 2 giorni fa sulla negazione dei campi di sterminio polacchi. Ma mi ha colpito una deroga. Possono, non sono soggetti all'ipotesi di una pena fino a 3 anni di carcere, solo gli artisti, i poeti. Perché? Perché i poeti raccontano il disfacimento delle civiltà e indicano con la loro anima il percorso della ricostruzione.
I poeti in questa fase storica nell'Occidente stanno diventando importanti come mai lo sono stati in passato. Cadute le ideologie, i poeti durante i modelli ideologici erano tenuti in disparte, addirittura erano anche perseguitati. Nel mondo orientale i poeti erano poeti in silenzio, nel chiuso dei loro piccoli appartamenti, 20 metri quadrati, 25. I poeti nei sistemi totalitari devono stare zitti, però i poeti, quando la civiltà è in disfacimento, devono parlare, perché la civiltà ha bisogno della voce autentica e vera dei poeti. E io amo la nostra poetessa perché parla alla comunità il linguaggio della comunità. La nostra memoria, quella travagliata dei dolori, delle tragedie, delle sofferenze, delle nostre pene quotidiane, non è soltanto esperienza dolorosa o nichilistica, ma il poeta ci dice: no, non dimenticare l'universale. E che cos'è l'universale nella civiltà dell'Occidente? Ognuno può dare all'universale il significato che vuole, può dire la natura, sta nella natura, Spinoza diceva sta nella natura, sta nella cosmogonia, bellissimo, i greci, gli scienziati, i poeti, che erano poeti e fisici, che erano esperti dell'immagine, della parola, della musica, ma erano anche esploratori delle leggi di natura. E i poeti sono degli esploratori, senza limiti e senza modelli precostituiti. Il popolo li ama perché li sente liberi dal potere. Quindi i nostri poeti dobbiamo tenerceli cari perché non rispondono al potere. In questa fase storica, per l'Occidente, la libertà dei poeti, le parole dei poeti sono di una potenza che dobbiamo rispettare, perché ci indicano la strada della ricostruzione dopo il disfacimento. Quando noi parliamo della ricostruzione, non dobbiamo pensare che c'è una teoria alla quale attenersi per ricostruire. No, la base della ricostruzione è la tradizione, le memorie condivise di cui si parla, ricostruttive malgrado le lacerazioni, i conflitti, il dolore, le tragedie degli individui. Noi nella nostra vita abbiamo dolori, ma se noi dovessimo cadere nel nichilismo, la nostra esperienza non potrebbe avere significato, anche per chi viene dopo di noi. Noi sappiamo benissimo, lo viviamo dentro di noi, che oltre allo spazio della nostra esperienza individuale abbiamo bisogno di un orizzonte di attesa. Tutto l'Occidente vive nell'attesa di un orizzonte. Le religioni che noi abbiamo memorizzato e abbiamo nei nostri neuroni non le abbiamo soltanto perché rappresentano l'assoluto, no, perché rappresentano la memoria collettiva delle nostre civiltà. Non è possibile l'Occidente, se non la cultura dell'Occidente, della quella greca, delle religioni ebraico-cristiana, il Rinascimento e via via, tutta l'illuminismo, senza questa connessione di memoria, questo intreccio di memoria, nessuno più degli ebrei, più dei poeti, rappresenta questa connessione. Quando noi parliamo della civiltà ebraica commettiamo un gravissimo errore, perché ideologicamente noi pensiamo che sono importanti gli ebrei se subalterni dentro lo schema cattolico. Cerri Kerr, che è il grande maestro dell'attuale Papa, ma di molti cardinali, che li mette in guardia: state attenti, la tradizione giudaica per il cristianesimo non è importante perché noi l'abbiamo, come devo dire, subordinata al nostro modello. Noi è importante perché la nostra sorgente di vita, abbiamo imparato, così come abbiamo imparato
nel mondo greco abbiamo imparato nella cultura giudaica. La cultura giudaica è l'individuo e l'universale. L'individuo, la comunità, le relazioni con la comunità e l'universale. Chi è il poeta? È colui che connette le relazioni attraverso la condivisione della parola. Noi è vero che ricordiamo Ulisse, ma senza Omero non avremmo avuto la narrazione dell'Occidente. Senza Omero non avremmo avuto questa memoria condivisa che ci fa vivere, cari amici. Ecco perché io amo Maria Felicita, perché le sue parole raccontano, racconta la nostra sofferenza e la nostra aspirazione di raccordo con l'universale. Concludo dicendo che l'universale del poeta non è l'universale né dell'uomo di diritto né dell'ideologo. La tragedia ci ha insegnato il diritto, Eschilo ci ha insegnato il diritto, Atena ci ha insegnato il diritto, ci ha detto come dobbiamo comportarci nella comunità, nella polis, nel popolo. Però il poeta ci insegna come rapportarci con noi stessi, con la nostra anima e con gli altri. E la mitezza, la dolcezza, il poeta ci indica le parole della gentilezza, dell'amore e mai della violenza. Ecco perché la cultura dell'Occidente, noi dell'Occidente, possiamo rilanciare il nostro disegno culturale se restiamo fedeli a questa tradizione e a questa memoria condivisa. Fuori da questa storia dei poeti e della scienza, perché l'Occidente è poesia e scienza contemporaneamente, non è soltanto la fisica, scusatemi, oppure quello che, no, è qualcosa di ancora più incredibilmente forte. L'essenza non è un'essenza soltanto fisica o cosmogonica, no, è un'essenza, non voglio essere fraintesa, di tipo spirituale. Anche la piccola particella ha un valore spirituale, e anche se non ci fosse il disegno intelligente e ci fosse soltanto un fatto casuale, noi dobbiamo sapere che senza quel valore spirituale della più piccola particella costitutiva della nostra storia umana, della nostra terra, dell'universo, senza quel valore spirituale noi dovremmo soltanto, come devo dire, abbassare questa nostra potenza artistica, spirituale, filosofica, culturale e poetica. Ecco, anche il poeta che racconta il piccolo, l'infinitamente piccolo, in quello stesso momento sta raccontando l'assoluto, e a noi ci piace così. Antonio, anche tu hai colto tanto di me, mi avete veramente letto l'anima questa sera. L'ultima tua frase dice che il poeta sa rendere universale l'infinitamente piccolo. Ecco, quando dicevo di questo mio bisogno della mia anima di incastonarsi in questa bellezza che poi è un'armonia in relazione con tutto ciò che ci circonda, io ho scoperto, volevo dire anche, che si fa l'esperienza della libertà anche in quelle gabbie di cui abbiamo parlato prima. Il poeta veramente riesce a fare l'esperienza di libertà. Infatti c'è una mia libera che parla proprio di un passaporto per questo mondo della libertà. Ed è liberante questa esperienza, perché veramente nell'infinitamente piccolo e cosiddetto banale quotidiano si può sperimentare l'eccezionale. Che poi è un po' quello che diceva Dino quando dice tocchiamo l'immortalità, perché l'eccezionale non immagineremmo mai che fosse in tutte le piccole cose se non ci fosse questo momento di dimensione altra, che è quella che noi definiamo poesia. E poi volevo dire, a proposito del fatto che
nel mio dialogo con l'universo c'è sempre la luna, ci sono gli astri. Beh, chiaramente questa contemplazione è stata di tantissimi grandi poeti che poi io ho sempre ho amato moltissimo. Basta pensare a Shakespeare, quando la luna si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti, oppure Leopardi, che fa la luna in cielo, sorge la sera, sì. E poi Leopardi che dice che fai tu luna in cielo, sorgi la sera e vai contemplando i deserti, contemplando i deserti, la dice lunga su tutto, perché in quei deserti ci siamo, ci sono i deserti dell'anima, ci sono i deserti veri della vita e del dolore. Indi ti posi, anche la luna ha bisogno di posarsi, di questo momento di tregua. Ed è anche vero tutto quello che avete detto, perché i miei compagni di viaggio sono proprio tutti quei poeti, filosofi, scrittori che di varie epoche, di varie latitudini, che mi hanno accompagnata nei miei studi classici, così come pure i riferimenti biblici che ritornano spesso, mi riaffiorano e mi affiancano. E io li considero davvero dei maestri, anche dei compagni, me li ritrovo spesso a fianco mentre scrivo, senza neanche cercarli, e cerco di attingere alla loro saggezza, alla loro originalità, creatività, ma anche alla loro angoscia, perché nei grandi c'è sempre, e il poeta forse lo coglie ancora di più, c'è sempre questa angoscia del vivere, angoscia della ricerca, angoscia di trovare il sapere e di trovare la verità, così come pure questa loro ricerca del gusto della parola, che mi provoca molto, a volte mi sconvolge, comunque mi arricchisce sempre, perché la parola, stavo dicendo prima, non è mai adeguata. Certe volte ci viene voglia di lasciar cadere quella penna, perché quel tratto d'inchiostro su quel foglio bianco non è poi quello che nell'anima c'era e voleva emergere. E allora c'è questa lotta tra il poeta e la penna, e la scrittura. Molto spesso questi inchiostri, io lo dico in una lirica piove, quando dico piove e l'universo mi piange addosso, e questa pioggia distrugge tutti i miei versi, e tutto questo inchiostro si scioglie, quasi un desiderio di annullare tutto, perché tanto ciò che scrivo non può esprimere. Però è vero anche che la penna è una concezione, è vero anche che la parola è l'unica strada che troviamo per poter far emergere quelle grammatiche dell'anima che spesso non corrispondono a quelle del verso, a quelle del tratto nero d'inchiostro sulla pagina. Ecco, io adesso voglio invitare le mie amiche poetesse che gentilmente vogliono leggere qualcosa di mio, e volevo chiedere ad Alessandra Peluso, vieni Alessandra, di leggerci qualcosa, e così pure a Rossella Maggio, le mie carissime amiche poetesse. Prego. È stato un piacere enorme ascoltarvi, davvero, grazie. Leggo la poesia che io preferisco, che è quella che hai citato dopo canzi, Libera. Alessandra mi ha fatto una bellissima recensione, perché lei è anche una critica. Ma lei ha preso Libera? Sì. Per capelli, matasse di cielo, sguardi di smeraldo, un filo d'amarezza, in ammaliante sorriso. Bellezza antica, seppur schiva, regale, perfino ogni ruga.
preziosa come il sogno del mercante di perle, che tutto vende per averti. Come concavo porto abbraccio che in fragili vite disveli antichi segreti. Arcobaleno d'intese, cascata di compassione, oceano di silenti accoglienze, rosata aurora di inconfessate speranze. Mistica sinfonia di note, celata in granitica roccia, tepore di brezza nel grigio dei giorni. Così ti amai e ti amo. Con saggi nascondimenti e perseveranti coraggi, mi insegnasti la vita. Io volevo dire che la poesia, se davvero scaturisce dal dolore e dalla sofferenza, la possiamo considerare il nostro lettino terapeutico. L'ossitocina dell'umore la chiamerei io. E perché poi il cervello in alcuni momenti di difficoltà ha le sue strategie e raccoglie le nostre energie e le trasforma in il nostro patimento in un cantico d'amore. Io fra tutte le poesie ho scelto Libera, perché a 80 anni dalle leggi razziali ho pensato che essere libera è un'aspirazione a cui tutta l'umanità tende, quindi vediamo Libera. Negoziato un passaporto per segrete mete, mia carta di libertà. Parto per un viaggio senza ricatti, nulla da barattare per l'amore. I miei pensieri spezzati come pane, le briciole sul tavolo e il mio mezzo bicchiere che ti racconti di me, del mio sapore. Sul divano abiti e abitudini, vecchi colori sbiaditi, le mie antiche carte, mute complici compagne. Ed il mio ciao, cantico di leggerezza, in onore di nuovi ignoti ozi, di tempi e spazi da sprecare senza pena. Né fardello né mantello porto, pura nella mia nudità, libera da zavorra per danzare a chiome sciolte. Deposti i calzari con occhi ciechi d'immagine, un ineffabile roveto ardente contemplo e di stupore muoio. Devo ringraziare sia Alessandra, bravissima, ha declamato molto bene, sia Elena, che mi fa sempre, quasi sempre, quando facciamo queste nostre riunioni, queste testimonianze di affetto. Sei bravissima e hai scelto anche una lirica che io amo molto. Mi ha attratto molto. Sì, quella che ha letto Alessandra e Amalia, ed è una persona che ho amato a non finire e che voi avete conosciuto, la mia zia Amalia. E invece in Libera hai visto che la chiusa è con un'immagine biblica, il roveto ardente. Ecco, davanti a questo roveto ardente c'è la meraviglia nella mia nudità di fronte a quelli che sono gli splendori dell'universo. E anche quella è catarsi, è un viaggio di liberazione. Adesso voglio chiedere alla nostra Rossella Maggio, bravissima poetessa, di leggerci qualcosa. Grazie Maria Felicita. Io ho scelto una poesia perché è vero che il poeta è fatto di cielo, però non è solo frammento di cielo. La sua potenza, la potenza del poeta, in questo caso di Maria Felicita, è quella di sapersi incarnare,
cioè di non lasciarci, di non lasciare l'umanità abbandonata a se stessa, ma di fare da raccordo tra il cielo e l'anima. Quindi umana, i rovi e la mora, spine e frutto succoso, dall'ostrica la perla, fresco latte di cocco, da scorza coriacea, il broncio e il bacio, la libertà e la grata, e dal silenzio, il canto. Impensabili, assurde sintesi d'anima, e mi sorprendo a intessere trame di vita con fili spinati e libertà, catene, confini recinti e inediti improbabili sogni. Tergo lacrime, sudori, fatiche, accendo voglie, estasi, deliri e cerco di afferrarne il senso. E invano. Sono qui, controverso gruppo di vita, splendida e dolorante, radiosa e annientata. Nulla è tutto. Umana, incredibile prodigio. Son rovo e son frutto, son rabbia e tenerezza, urlo, canto, godo, mi taccio, muoio, vivendo. Rossella, questa è quella che esprime tutte le contraddizioni dell'animo umano ed è una poesia che veramente è stata anche premiata, è stata apprezzata in concorso, perché c'è tutto, il nulla e il tutto. Grazie. Volevo dirvi che il professore Mario Spedicato non è riuscito a raggiungerci e però ha affidato ad un nostro amico un pensiero da porgerci, per cui il dottore De Maria adesso ci leggerà qualcosa. Buonasera a tutti. Mario Spedicato innanzitutto si... assolutamente. Lo sentite? Mario Spedicato intanto si scusa perché praticamente era stato preso da un altro impegno che aveva preso anche precedentemente, quindi non poteva mancare. Però chiaramente si scusa con tutti quanti, perché specialmente con Felicità, perché è legata all'amicizia, oltre al fatto che Felicità è la presidente di Storia Patria per il comune di Copertino, e quindi lui si scusa e voleva soltanto esprimere alcune cose che ha fatto nella prefazione, in particolare dell'inesprimibile, la parola, praticamente dall'inesprimibile. Noi molto spesso, come dice lui, non riusciamo ad esprimere quello che abbiamo dentro, e quindi ha difficoltà una persona normale rispetto a un poeta a poter esprimere proprio i contenuti dell'animo. E allora in questo caso Felicità è riuscita invece a trovare le parole giuste per poter esprimere quello che l'animo le suggeriva, sia per quanto riguarda le membranze, sia per quanto riguarda la bellezza della natura, ma soprattutto ciò che nell'animo suo ha costruito nel tempo, con i ricordi, con tutto ciò che è l'osservazione della natura che lei ha fatto. E quindi lei riesce in questo modo a raggiungere con la parola, a raggiungere quello che è proprio l'espressione che lei voleva dare ai suoi sentimenti, ai suoi, in particolare all'amore che ha per tutto ciò che ci circonda. In questo caso ci è riuscito benissimo, e Mario Spedicato appunto ci teneva a fare in questa prefazione e spiegare qual era il suo punto di vista. Io vorrei aggiungere una cosa però, non sono un poeta. Quello che ho notato è il fatto proprio che lei non usa le rime, mentre noi cerchiamo di adattare con le rime, adattare un pensiero che abbiamo, lei invece riesce con le parole a trovare le parole giuste, anche se non trovare le rime, ma trovare praticamente il senso esatto di quello che l'animo le suggerisce. E lei ha un complesso di cose che riesce a mettere insieme e le trasferisce poi, come diceva il professore,
con una sequenza tale che praticamente anche ciò che noi non riusciamo ad esprimere in nessun modo riesce a far comprendere, e poi ognuno dà la sua interpretazione a queste cose, perché proprio quella, l'ottica della punteggiatura è fondamentale proprio per capire come noi possiamo rapportarci al suo pensiero. Vabbè, una breve Grazie. Cosa. Grazie. Grazie. Professore, ringrazio. Allora, vedo che la professoressa deve andare, forse, no? Tu, hai fretta? Va bene. Allora, cominciamo a concludere. Io dico soltanto questo, sono stata veramente onorata di avere tutti voi amici e oratori illustri. Ripeto ancora una volta che avere Sandrina con me, che considero un'amica e una collega e nonché il nostro sindaco, è stato davvero molto bello. È stato emozionante poter parlare di poesia, poterci scambiare queste riflessioni, e il fatto che io sia riuscita, spero, a dirvi perché dell'anima ho fatto mia dimora. E così diamo la parola a Sandrina, così conclude. Trovare tante persone che sono qui questa sera in una serata di poesia non è una cosa semplice. Questo è il tempo della prosa, e adesso esco un po' fuori dal libro di poesie e dai versi di Maria Felicita. È il tempo della prosa, e di poesia veramente ce n'è molto poca, o quantomeno ci sono molti poeti, ma a differenza di quello che pensa Tonio, sono questi romantici fuori dal tempo che noi dovremmo ascoltare, perché i poeti sono quelli che dicono le cose non scritte, non dette, oltre che nei versi. Nella poesia si raccoglie e si conserva anche le cose, quello che gli altri non dicono. E allora sapere che in una sera, in un paese come il nostro, a me piace chiamarlo ancora paese perché del paese conserva tutti i tratti, tutte le caratteristiche, ci siano tante persone, sicuramente per la grande stima che hanno di Maria Felicita, e questo è un dato, ma ci deve far riflettere. È un tempo in cui noi abbiamo bisogno di che cosa? Di chi fa la poesia onesta, per dirla con Umberto Saba, perché che cosa resta da fare i poeti? La poesia onesta, raccontare la vita, raccontare le storie. E una cosa che non deve sfuggire, che questo è un tempo anche di poetesse, e il percorso non è stato semplice nel tempo, e le penne femminili hanno dovuto celarsi, spesso sotto pseudonimi maschili, hanno dovuto raccontarsi con nomi maschili perché non era consentito. Una poetessa della nostra terra, del sud, è stata Isabella Morra, uccisa per motivi d'onore, nata nel 1520 in Basilicata, che dice, scrissi con stile aspro e dolente, e racconta un tempo della solitudine, dell'abbandono, una terra difficile, e che Leopardi conosceva, perché moltissimi versi di Isabella Morra sono nella sua poesia, e quindi noi in qualche modo li possediamo, e nella tua poesia ci sono anche i versi di Isabella. No, 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 eppure mi parla sempre di una scrittrice. Sì? Ah, ecco. No, ma io voglio dire che sono anche in Maria Felicita, perché avendo assorbito Leopardi è inevitabile che ci sia anche l'anima di Isabella Morra nel tuo sbagliando. Assolutamente sì, col parco letterario. E sono tempi difficili, sono tempi in cui veramente tutto sembra preso da un porticare che non è quello della poesia, che dà la vertigine, che dà l'ebbrezza, che dà il dionisiaco, l'esserci e non esserci, essere qui altrove, essere tante cose. Quindi ci consegna una bella serata, una bella pagina, anche di pensieri, anche di sensazioni positive, e intanto anche di comunità, perché anche la comunità che si incontra ricostruisce e riannoda i fili, che l'isolamento, l'essere chiusi in un tempo in cui tutti siamo dietro la tastiera in solitudine, consente invece di riannodare quei fili che fanno davvero un popolo, una comunità, quell'antropologia, quel terreno, quella terra di cui parla Felicita, che è anche questa terra dei Borboni,
ed è la luna dei Borboni, certo, è la luna dei Borboni che noi vediamo e che dà incanto e disincanto e dà tanta sofferenza, ma anche tanta gioia. E non ci sono più, non c'è più il tabacco per come lo immaginiamo e per come nei nostri ricordi, non ci sono più le certo, non ci sono le vigne per come noi le immaginavamo e come le abbiamo viste, perché altri tempi sono arrivati, hanno sradicato e hanno pensato che il progresso potesse tutto, ma tutto può meno che annientare la poesia, meno che rubarci, ecco, quello che ci rimane. Uno spazio in cui possiamo dire quello che gli altri non dicono e leggere quello che gli altri non leggono, e anche questa è una nostra libertà, leggerti per come abbiamo voluto noi in questo percorso, in grande libertà. Ciascuno di noi ha potuto leggere i versi. Sì, il dottore Trono è qui. Allora, poiché ci ha raggiunti il dottore Trono, il presidente della cantina, e prima ci ha salutati il dottore Pizzolante, adesso vedo che c'è il dottore Francesco e allora lo vogliamo un attimo qui con noi. Ma in chiusura voglio dire, vieni Francesco, in chiusura voglio dire che tutto ciò che siamo riusciti a passarvi, speriamo, e lo abbiamo fatto con grande piacere e con grande affetto. Diceva Sandrina che a volte siamo chiusi dietro una tastiera, e questo invece no, la poesia deve aprirci, soprattutto per i giovani che spesso comunicano con le persone più lontane del mondo e non comunicano con coloro che hanno vicini. Forse la poesia potrebbe essere una via per avvicinarli all'anima, a quella famosa dimora di cui abbiamo parlato stasera, che io ho scelto, che è l'anima. E poi quello che non siamo riusciti a dirvi o a darvi, e speriamo che la lettura di questi versi vi possa dare qualcosa, beh, lasciamola, chiamiamola mistero. Per cui io, che so che il mistero è un grande protagonista della mia esperienza poetica, mi fermo là e intanto vi ringrazio e passo un attimo la parola al nostro presidente, ringraziandolo ancora dell'ospitalità squisita, dottor Francesco Trono. Perché l'idea all'inizio ha portato i saluti a Giuseppe, no, assolutamente, Giuseppe Pizzolante, quindi il nostro enologo. Io sempre per la cantina ero in un'altra riunione, quindi avevo pregato Giuseppe di portarvi i saluti di tutto il consiglio di amministrazione. Da qualche anno questa cantina si è aperta al territorio. Forse se qualche consigliere regionale di altri tempi avesse o avesse creduto in più in questo territorio, forse questi tempi li avremmo guadagnati molto velocemente. Per cui, fatto questo passaggio, auguro a tutti voi, spero di aver fatto che le vostre letture abbiano, come dire, allietato le anime, che è la cosa fondamentale in questo periodo abbastanza agitato. Per cui non concludo ringraziando tutta la vostra presenza. Ripeto, quando ce l'hai chiesto, la cantina è stata sempre aperta, anche perché, se qualcuno lo sapeva o non lo sa, il marito della signora Felice è stato pure consigliere della cantina, per cui un pezzo di storia anche a lui. Per cui grazie a voi, e vi faremo così insieme ai fratelli Sabato, vi faremo assaggiare il nostro vino. Dobbiamo con il. Grazie a voi, buona serata, grazie.